Siamo con Franco Coda che ha scritto questo ultimo libro, Van Blues. Come trova un manager come lei, un uomo di successo, il tempo per scrivere? Beh, lo trovo considerando il fatto che la scrittura è una parte determinante della mia vita ed è quella che cerca poi dopo di racchiudere tutti gli altri aspetti, tutte le altre discipline, tutti gli altri saperi della vita stessa. Quindi è un processo che viene in modo abbastanza naturale, insomma. Come nasce questo Van Blues? Ma blues nasce dal desiderio di contaminare un po' di passione essenzialmente e dal desiderio di poter scrivere qualcosa che possa racchiudere in sé diversi registri narrativi, diversi generi letterari e quindi fare una cosa che sia sistemica all'interno di un concetto di narrazione. A un certo punto c'è un thriller che si mischia al fantasy, al romanzo, quindi è anche la passione per una grande lettura, per vari generi. Io ho dovuto fare una scelta di passare agli ebook, non tanto perché amo gli ebook, quanto perché la casa stava per essere totalmente invasa, questo a testimoniare il mio amore per la lettura. Sì, io ho fatto diverse fasi di vita in ambito proprio di lettura e sono passato attraverso diverse passioni. In questo romanzo, che parte essenzialmente come un memoir, che parte come il racconto della storia dei due personaggi principali, diventa poi un thriller, anche se un thriller atipico, e sfocia poi dopo in una parte finale che ovviamente non stalkerò, ma che ha un aspetto più visionario, più messianico, e quindi di fatto sono tre fasi molto diverse, legate evidentemente da alcuni personaggi e in particolare da questo Van, che è il vecchio mitico bully della Volkswagen, insomma, dei tempi in cui eravamo hippie, che è quello che poi porta i personaggi, porta la trama e porta il concetto della strada, insomma, perché alla fine si tratta di una roba essenzialmente on the road. Senta, quanto José c'è in questo personaggio, quanto c'è messo di lei come persona? Io credo che in questi casi il processo è abbastanza naturale. Ho mutuato molto della mia vita, che è stata una vita, anche la mia, orientata a fasi molto diverse, con esperienze molto diverse, con residenze in Italia e all'estero molto diverse. E quindi, così come ho cercato di vivere io, ho cercato di far vivere anche il personaggio maschile che parte da esperienze di un certo tipo e passa attraverso esperienze di vite diverse fino ad arrivare a questa descritta che è quella un po' salvifica o è quella che cerca di fare sintesi di tutte le altre esperienze di vita. C'è questo Van che parlavamo, che dà poi il titolo, anche il nome al titolo. È un'arca di Noè praticamente che attraversa un arco temporale. Oggi cosa potrebbe essere per i giovani questo mezzo? Allora, il mezzo è, nella mia idea, la metafora di un qualcosa che possa, accogliere, in modo indifferenziato, tutti i generi, tutte le razze, tutti i popoli, tutte le religioni. E quindi il Van, rappresenta un qualcosa che è aperto, è libero, e senza alcun tipo di discriminazione, senza alcun tipo di limite. E con questo Van, tutte le persone che si mescolano, si contaminano, perché poi dopo è proprio il concetto della contaminazione di saperi e di persone che io amo, insieme su questo Van si muovono per il mondo andando a cercare altre contaminazioni o altre atipicità, insomma. Nel romanzo c'è questo incontro con un personaggio che rappresenta anche un po' l'imprevisto che nella vita capita e che ribalta un po' tutta l'esistenza. Quanto significato ha rispetto, non so, ad esempio al Covid o alla pandemia che abbiamo vissuto? C'è un parallelo, qualcosa che possa essere legato a questo? Il personaggio, se lei si riferisce al personaggio della mafia, è vero, il parallelo c'è,
nel senso che la vita è soprattutto sovvertitrice della vita stessa, nel senso che tu ti trovi ad un certo punto a dover affrontare o un alieno o qualcosa che non ti aspettavi, e nel momento in cui hai le vele più spiegate, proprio in quel momento ti trovi a dover affrontare qualcosa di inaspettato, senza però ricordarti sempre che qualcosa di inaspettato, quindi il concetto del cambiamento, che è un altro concetto comune in tutto il romanzo, può essere positivo e può portarti del valore e può permetterti addirittura di mettere a terra un progetto che avevi in testa e che era solamente in fieri fino a quel momento. Quindi l'accettazione del diverso, dell'alieno, del virus, del Covid, se vogliamo dire, può portare poi alla fine un cambiamento, e per definizione un cambiamento porta poi delle positività. Rimette in gioco anche dei valori etici in questo incontro. Mette in gioco dei valori etici, dove però l'etica non deve essere funzionale a qualcosa, ma deve essere un valore fine a se stesso, un valore assoluto. C'è anche una colonna sonora in questo romanzo, questo blues che dà il titolo. Quanta musica ascolta e quanto può essere importante la musica nella vita delle persone? Beh, la musica è uno dei linguaggi universali. Io sono cresciuto negli anni 80, dove ho fatto per tanti anni il DJ in radio private, sono cresciuto col rock, col blues, sono cresciuto con dei grandi nomi, e la musica è sempre stata una compagnia fondamentale e diverse fasi della vita. Io l'altro esercizio stilistico che ho fatto in questo romanzo è quello di affiancare tutte le varie parti del plot narrativo con un pezzo musicale adatto. Ovviamente l'elemento più comune è il blues insieme con il jazz, quindi tutti i capitoli sono scanditi da qualche pezzo che rientra tra i miei top pezzi della vita, e alla fine l'esercizio bello che sta facendo ad esempio un amico è quello di leggere quel capitolo ascoltando quella musica, e credo che questo abbia un senso, perché le scelte dei pezzi che ho fatto, che sono poi dopo tra l'altro listati alla fine in due pagine riassuntive, sono nella mia percezione, nella mia sensibilità musicale, legati agli episodi che avvengono in quel capitolo. Nella prima parte c'è questa visione dell'andare per il mondo, che è l'apertura che hanno tutti i giovani di fatto. Quanto i giovani di oggi hanno davanti questa prospettiva del futuro rispetto al personaggio, secondo lei? Allora, io credo che se è possibile l'hanno ancora più spinta rispetto a quella che avevamo noi, che eravamo viaggiatori ma con delle restrizioni di tipo tecnologico sicuramente più importanti. Quindi quello che vedo oggi è che i giovani stanno tornando ad avere voglia di andare per esulare dallo status quo, per contaminare sicuramente le culture. Questo è l'aspetto più bello, l'aspetto che invidio di più ai giovani, che hanno anche la possibilità poi dopo economica di poter volare con voli low cost che ahimè non avevamo i nostri tempi, insomma. Quindi questa è una possibilità tecnologica che aiuta ad aprire molti confini. Potrebbe esserci un Ryanair Blues prossimamente? Allora, potrebbe esserci qualcosa che si riapre dopo la fine di questo romanzo, perché effettivamente ho fatto in modo di creare un qualcosa che possa muoversi verso una ipotetica trilogia. Stai già lavorando al prossimo libro? Sto lavorando a livello di pensiero, a livello di progettazione, a livello di idea, ma la scrittura, almeno nel mio caso, poi esce da sola. Lo scrivere, nel mio caso, l'aspetto più bello è che ti metti di fronte a un foglio bianco e non decidi tu poi quello che esce, ma decide l'inconscio, insomma. Quindi magari hai un piccolo schema mentale, ma poi dopo quello che esce
e che razionalizza poi dopo il tutto, è un qualcosa che non dipende esattamente dal tuo, dalla tua parte conscia. Bene, la ringraziamo per questo incontro e quindi buona lettura per Lamblues. Grazie, a voi.